Continuiamo con il premio boutique di eccellenza dell'anno, diritto societario contrattualistica. Questo premio va a Studio Legale Murru. Andiamo a leggere la motivazione, l'estrema preparazione e professionalità dei professionisti, l'approccio interdisciplinare di ogni incarico professionale, ne fanno una boutique di eccellenza nel panorama italiano, quale punto di riferimento di grande valore, con particolare riferimento alla contrattualistica in materia di diritto societario. Do il benvenuto buonasera. All'avvocato Giovanni Luca Murru, founder dello studio legale Murru. Buonasera a lei. Buonasera, buonasera a tutti, buonasera. Allora, cerchiamo di fare ancora una volta sintesi attraverso delle parole chiave di questo periodo e arrivando naturalmente a parlare del premio. Insomma, com'è stato questo periodo e cosa significa un riconoscimento in questo momento? Beh, caspita, prima di tutto un ringraziamento a tutti. Tra l'altro, come era stato una sorpresa quando mi è arrivata la nomination, a maggior ragione, come potete immaginare, la sorpresa piacevole e lieta nel scoprire di essere uno dei premiati. Tra l'altro premiato insieme probabilmente a tutta una serie di altri studi molto bravi e quindi in realtà che conosco e quindi conosco per la loro professionalità. A maggior ragione l'essere insieme a loro mi rende ancora più orgoglioso. Motivazione che a maggior ragione boutique dell'anno, quindi vuol dire gruppo che io ho sempre cercato di condividere. Ho aperto questo studio quasi 25 anni fa, ho iniziato ad avere il primo collaboratore, quindi ho creato gruppo e adesso possiamo definirci uno studio che si approccia con delle grosse multinazionali, delle grosse società, e si occupa di contratti, si occupa anche di contratti internazionali, contratti nazionali, e quindi ci siamo proprio in questo periodo, come potete immaginare, però c'è stato uno stop. Stato uno stop perché è inutile negare che di contratti in questo periodo se sono stati fatti ben pochi. Infatti le stavo proprio chiedendo questo, mi scusi, la interrompo, ma semplicemente per fare un'aggiunta, poi continuiamo su questo discorso che credo sia centrale e possa interessare molti che ci stanno seguendo. Uno stop che si è notato ancora di più rispetto ad altri ambiti, quindi come avete saputo gestire la cosa, ma soprattutto come avete pensato di gestirla da adesso in avanti, perché poi ci sarà sempre di più la coda, no? Degli effetti di quello che abbiamo vissuto. Guardi, io le dirò che io credo anche alla luce probabilmente di quello che ci stanno facendo sentire in questi giorni i nostri professori, i nostri virologi. Io voglio credere in una ripresa che, le dico nella banalità, si è ripresa con le telefonate. Io guardando le telefonate di studio al giorno mi rendo conto che pian piano lo studio sta riprendendo. I contratti ce ne sono stati fatti ben pochi, abbiamo fatto tanta consulenza online, anzi abbiamo scoperto questo nuovo metodo della consulenza online che porteremo avanti, perché ci ha fatto scoprire probabilmente che anche in una videoconferenza si possono avere gli aspetti umani. Aspetti umani che fino a ieri prendevi in una sala riunione con un cliente, oggi lo prendi probabilmente con una battuta fatta in videoconferenza, e quindi noi speriamo di poter proseguire. Ho, come ho detto, contratti che puoi immaginare, contratti vari commerciali si sono fermati, ma nel nostro piccolo stiamo iniziando a vedere dei movimenti e quindi non da ultimo, insomma, continuo a ripetere, sono speranzoso. Certo, beh, ma per forza, altrimenti, insomma, io questi due giorni dedicati agli awards mi sto anche attaccando a dei detti popolari, a delle frasi insomma che tutti conosciamo: chi si ferma è perduto, adesso mi viene in mente. Assolutamente sì. Esatto, però tenga conto che sì, noi siamo qui, siamo ognuno nella propria stanza, come in questo momento i miei collaboratori sono sparsi nelle varie stanze, e sempre nel rispetto delle distanze, felici di questo premio, a maggior ragione. Però continuiamo ad andare avanti, non possiamo mollare, quindi non abbiamo mai mollato. Avevamo una segretaria bravissima che da casa ci smistava le telefonate, un'altra segretaria che seguiva quel poco di amministrazione, però andiamo avanti, ci crediamo, e quindi a maggior ragione
dico, non molliamo, siamo degli avvocati, non possiamo mollare, abbiamo creato quello che abbiamo creato e quindi dobbiamo inventarci, anche magari attraverso delle videoconference. La professionalità è anche questa, perché quando va tutto bene è facile, no, andare avanti, invece proprio nelle difficoltà, ma questo vale per la vita in generale. Adesso io non voglio aprire discorsi sociologici, però di fatto è così, figuriamoci quando si parla di business e di lavoro, quindi insomma lei me l'ha dimostrato con le sue parole. Io la ringrazio e ancora grazie complimenti a lei e a tutti i suoi colleghi sparsi nelle stanze. Grazie all'avvocato Giovanni Luca, grazie. Murru, founder dello studio legale Murru. Buona serata. Grazie mille, buonasera a tutti. Grazie, andiamo avanti.